E così vuoi imparare i segreti della lettura veloce, leggere 15 libri alla settimana, preparare 7 esami a sessione e portare la tua velocità di lettura a 10.000 parole al minuto? Sei nel posto giusto. La lettura veloce, o speed reading per dirla come gli americani e sentirci fighi e internazionali, è una disciplina che fin dagli anni 50, alla fine più o meno degli anni 50, ha infettato come un virus il mondo dell'apprendimento efficace e del metodo di studio. Tutti ne parlano, tutti la insegnano, tutti la usano e tutti sono pronti a giurare, insomma, sulla sua efficacia. Ma prima di buttarci a capofitto nel mondo della lettura veloce e scoprire esattamente che cosa sia, come funzioni e soprattutto se funzioni, voglio citare apertamente le due fonti che hanno ispirato questo video. La prima è il lavoro incredibile di una ricercatrice, Elizabeth Schotter, che probabilmente è la scienziata che più di tutti al mondo ha approfondito il tema della lettura veloce, lo ha veramente sviscerato in ogni suo minuto aspetto, quindi veramente una grande esperta di questo tema, e devo dire che di tutti gli articoli di lettura veloce e sulla lettura veloce che ho letto e che vi metterò anche in bibliografia a fine video, uno in cui lei compare come coautrice è quello che più di tutti mi ha colpito e che mi ha portato anche a fare questo video, e si chiama So Much to Read, So Little Time, ironicamente, così tanto da leggere, così poco tempo. La seconda fonte di ispirazione per questo video è la serie in 3 video, per l'appunto, dello youtuber Thomas Frank, proprio sulla lettura veloce. Chi è Thomas Frank? Beh, è uno youtuber che io ho preso come fonte di ispirazione fin dall'inizio della mia carriera sui social e praticamente, pur con un taglio diverso e con un modo diverso di spiegare, si occupa della stessa cosa che faccio io, quindi fa quello che faccio io, ma lui è milionario. Just finished reading my 6th book this week. Torniamo alla lettura veloce. La persona media legge circa 200 parole in un minuto, quindi ha una velocità di 200 parole al minuto. Le tecniche di speed reading promettono di raddoppiare, triplicare, quadruplicare, decuplicare questa velocità di lettura, arrivando a 1000, 2000, 3000, 10.000 parole al minuto, a seconda di quanto è estremo il guru che professa ovviamente la lettura veloce. Ma soprattutto promettono di fare questo senza perdere in comprensione e quindi aumentare la velocità a livelli pazzeschi e capire tutto quello che è scritto sul libro. Incredibile, sembra troppo bello per essere vero. E infatti è falso. Potrei prendere una grande parte di questo video per spiegarvi scientificamente come funzioni la lettura. Sarebbe una cosa molto utile per capire perché la lettura veloce sia un imbroglio, ma ho paura che appesantirebbe un po' troppo il video, lo renderebbe magari un po' lungo, un po' troppo tecnico, e quindi ho deciso di evitarvi il pippone scientifico. Non mi direte che ci avete creduto? Vi beccate la scienza in faccia. Il processo di lettura si compone sostanzialmente di 4 fasi: saccade, fissazione, comprensione, regressione. La saccade è di fatto un piccolo salto che i nostri occhi fanno per posizionarsi al meglio sulle parole. Noi non leggiamo come uno scanner in linea retta, ma in realtà saltelliamo allegramente sul testo, cambiando la posizione dei nostri occhi continuamente. Una saccade solitamente ha una durata di pochi millisecondi e sposta lo sguardo, l'occhio, di un paio di parole, 8-10 lettere al massimo. Effettuata la saccade, l'occhio è in posizione, è pronto per una vera e propria lettura, ed ecco che la seconda fase inizia, la fissazione. L'occhio assorbe le informazioni che si trovano di fronte a lui in un'area chiamata fovea, che è l'area che significa a fuoco, quindi l'area in cui distinguiamo bene le parole naturalmente, e più ci allontaniamo da quest'area, entrando in quella che viene definita parafovea e infine nella visione periferica, e più si abbassa il grado di comprensione naturalmente. Noi capiamo davvero bene solo quello che c'è nella fovea e tutto quello che è intorno è un po' sfocato, insomma, e non particolarmente compreso dal nostro occhio e poi dal nostro cervello. Una fissazione dura di solito tra i 100 e i 500 millisecondi, una media di 225-230 millisecondi normalmente. A questo punto, finita la fissazione, gli occhi hanno fatto il loro lavoro. Non devono fare più niente, tocca al cervello, cervello che si deve prendere qualche istante, insomma, per processare le informazioni, portarle all'interno della sua memoria di lavoro, capirle davvero bene. E di solito in questa fase, nella fase appunto di comprensione, di elaborazione, avviene quella che viene chiamata subvocalizzazione. Che cosa significa? Beh, in pratica quello che facciamo è borbottare in silenzio tra di noi, parlare con noi stessi per aumentare la comprensione di quello che stiamo leggendo, ci spieghiamo da soli quello che abbiamo letto. La pausa borbottio porta via altri millisecondi, dai 300 ai 500 in media.
Infine, l'ultima fase è la regressione. Le regressioni non sono obbligatorie come le altre fasi della lettura che abbiamo visto finora, ma accadono molto spesso, sono dei riposizionamenti degli occhi che ripetono il lavoro perché magari hanno fatto un piccolo errore, hanno sbagliato la posizione sul testo, hanno commesso un errore saltando, oppure la fissazione non è andata a buon fine, qualsiasi altro motivo. Le fissazioni sono in larga parte inconsapevoli, qualche volta anche consapevoli, non capiamo quello che abbiamo letto e torniamo indietro per rileggerlo e aumentare la nostra comprensione. I metodi di speed reading hanno l'idea di attaccare questo sistema che vi ho appena spiegato, hackerarlo da vari punti di vista per aumentare incredibilmente la velocità di lettura, lasciando intatta la comprensione, e nello specifico cercano di farlo in 5 modi differenti. Il primo tentativo è quello di velocizzare le saccadi, ed ecco che quindi si cerca di aumentare la decisione con cui saltelliamo sul testo, cerchiamo di farlo in maniera più energica, più rapida, e lì esercizi col metronomo, esercizi di ritmo, esercizi in cui si saltella sul testo in avanti, in indietro, eccetera. Un tentativo interessante, carino, ma purtroppo non funziona. Perché non funziona? Beh, perché i muscoli che muovono gli occhi sono in larga parte involontari, in sostanza gli occhi fanno un po' quello che gli pare sul testo, e quindi cercare di prendere il controllo di questo meccanismo è estremamente complesso, e poi si parla di millisecondi, capite? È veramente impossibile prendere il controllo a questo livello della nostra muscolatura e decidere di fare meno millisecondi, più millisecondi. Ah, è impossibile completamente. Quindi questa prima strada è un vicolo cieco. Ma non è finita qui, i lettori veloci ci riprovano. La seconda strada, il secondo tentativo, è quello di aumentare la dimensione delle nostre fissazioni, potenziando il campo visivo o soprattutto diventando sempre più bravi ad utilizzare la visione laterale, la visione periferica, e quindi leggere più parole contemporaneamente, processarle di più, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che gli studi scientifici dimostrano che tutto quello che sta al di fuori dell'area di fovea non viene praticamente nemmeno compreso dalla mente, nemmeno processato in nessun modo, viene proprio scartato a prescindere, quindi sicuramente ci si può abituare un pochettino a leggere meglio con la visione laterale o aumentare un po' l'intuito per percepire di che parole stiamo parlando, ma tutti questi esercizi in cui si sforzano gli occhi per aumentare la capacità non funzionano, perché in realtà il campo visivo non si può aumentare, e soprattutto le differenze che si possono ottenere con tutti questi esercizi, che sono anche a volte dolorosi, faticosi, fanno venire la nausea e cose di questo tipo, è una differenza talmente minimale, talmente ininfluente sulle tempistiche, che anche qui siamo di fronte a un vicolo cieco. Il terzo tentativo è quello di velocizzare la comprensione eliminando, zac, la subvocalizzazione, quindi spegnendo quella voce interiore che ci parla, ci ripete le cose all'interno della nostra mente, per poter inserire più informazioni all'interno della memoria di lavoro e più rapidamente. Ora, chiunque sappia qualcosa di scienze cognitive sa che questa è una boiata pazzesca, questo perché innanzitutto la nostra memoria di lavoro, la nostra RAM, possiamo definirla così, insomma, è molto limitata nella quantità di informazioni che riesce a gestire contemporaneamente, in parallelo. Si parla oggi di 4-5 informazioni al massimo, una volta si pensava fosse un po' più potente di così, e c'era il magico numero 7 più o meno 2, quindi dalle 5 alle 9 informazioni, la famosa legge di Miller, che però è stata un po' tarata in giù, insomma, negli ultimi anni dagli esperimenti, quindi non riusciamo ad inserire tantissime cose contemporaneamente. E poi, riguardo la lettura nello specifico, è stato dimostrato come la subvocalizzazione sia un momento fondamentale, un momento che è necessario per poter capire davvero bene quello che stiamo processando, e soprattutto per poter leggere anche a bassa voce in maniera efficace. Quindi la subvocalizzazione, purtroppo, spegnerla porta a un deterioramento incredibile della comprensione, e anche qui, quindi, a meno che non vi piaccia leggere senza capire assolutamente niente, è un altro vicolo cieco. Le cose si fanno grigie, ma i lettori veloci non mollano. Numero 4, tentativo numero 4, eliminare le regressioni, non tornare mai indietro. E questa, devo dire che tra le varie proposte, insomma, della lettura veloce, forse è anche quella un po' più sensata, un po' più fattibile. Qual è il problema? Il problema è che la maggior parte delle regressioni, come dicevamo prima, sono inconsapevoli, semplicemente gli occhi si accorgono di aver commesso un errore e si riposizionano. Sicuramente l'utilizzo dell'indicatore, di cui vi parlo a fine video, può aiutare su questo, ma in generale, trattandosi di cose inconsapevoli, involontarie, continueranno ad accadere, non c'è niente che possiate fare. Quello che potete fare è magari abituarvi a fare delle regressioni minori quando si tratta di quelle intenzionali, e quindi a leggere in maniera progressiva sul testo, incrementale, quello che io chiamo l'approccio del carro armato. Ci ho anche già fatto dei video, ve ne parlerò magari anche in futuro, ma sicuramente tutto questo non elimina il problema della regressione, che poi
tanto problema non è, è qualcosa di veramente importante. Pensate che un lettore esperto passa circa il 15% del suo tempo a fare regressioni, quindi succede e continuerà a succedere sempre. Possiamo limitarle, sicuramente tentare di limitare la regressione può essere una buona strada, ma di sicuro non la si può eliminare completamente dalla nostra pratica quotidiana di lettura. E quindi, di nuovo, strada chiusa. L'ultimo asso nella manica dei lettori veloci viene dal software, dal computer, dalla tecnologia, perché naturalmente non sono riusciti a potenziare la nostra mente oltre i suoi limiti cognitivi, né a migliorare i nostri poveri occhi che sono buoni così come sono, e quindi ci riprovano con la tecnologia cattiva. Ed ecco che arriva il RSVP, Rapid Series Visual Processing. Che cosa significa? Significa in pratica sparare le informazioni su uno schermo in una posizione molto ravvicinata, quindi in sequenza una dietro l'altra, in modo da ridurre la necessità quasi al minimo di sacca di fissazioni, quindi lasciare che l'occhio non abbia più bisogno di riposizionarsi e di mettere a fuoco, ma poter semplicemente sparargli le parole una dietro l'altra, sempre nella stessa posizione, così da potenziare, velocizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono molti software che fanno tutto questo. La più famosa del mondo è chiamata Spritz, e noi in Veneto, a Padova in particolare, la conosciamo molto, 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 molto bene, questo Spritz. Naturalmente. E che cosa fa? Spritz, appunto, vi spara le parole sullo schermo per permettervi di leggere velocemente. Un'idea intrigante, affascinante. Qual è il problema? Il problema è che ancora una volta la comprensione scende. In questo modo scende perché, per un altro motivo, perché la nostra mente non è più capace di distinguere quali siano le parole funzione, quelle grammaticali, possiamo dire così, da quelle ricche di contenuto semantico. Non riesce più a discriminare cosa sia importante e che cosa no. E quindi, per quanto possa essere interessante, magari una cosa da provare, io mi sono divertito con queste app e con lo Spritz nello specifico, ma purtroppo non è una soluzione per dei libri complessi in cui la comprensione è l'elemento predominante. Now, if you'll excuse me, I need to get back to gaining vast amounts of knowledge. E quindi che cosa fanno i lettori veloci? Fanno skimming, e lo skimming significa scorrere molto molto rapidamente il testo alla ricerca di parole, saltellando da una parola all'altra, scremando molto rapidamente per cercare di farsi un'idea generale di quello che è l'argomento del testo, capire più o meno di che cosa si sta parlando. Non è lettura veloce, è skimming. E lo skimming è una tecnica che può essere anche utile, può essere anche efficace, trova spazio in un metodo di lettura efficace come tecnica preliminare di lettura, cioè prima faccio lo skimming, mi faccio un'idea di quale sia l'argomento e poi andrò a leggere in maniera approfondita, ma certo non può sostituire la lettura vera e propria, soprattutto quando si parla di un testo di studio, magari universitario, qualcosa di veramente complesso. Riparleremo dello skimming, vi spiegherò quando si utilizza, come si utilizza e come fare per sfruttarlo al meglio nel vostro processo di lettura, ma nel frattempo il messaggio che vi deve passare da questo video è che la lettura veloce, intesa come la intendono i guru dell'apprendimento che ci sono in giro, purtroppo è una fola, è una balla, è una promessa troppo bella per essere vera, è uno specchietto per le allodole che si va a schiantare contro il muro della scienza che ha decretato che queste pratiche ammazzano la comprensione. Quindi io leggo veloce, però poi non capisco niente, mi ricordo ancora meno. E attenzione, mi rendo conto che sia un'idea entusiasmante, affascinante, e io stesso in prima persona ci ho creduto, ho fatto migliaia di corsi di lettura veloce, l'ho imparata, l'ho studiata e l'ho anche insegnata, ahimè, purtroppo, e chi è senza peccato scagli la prima pietra, quindi ci sono cascato anch'io, come ci sono cascati mille altri. Ci ho creduto, ma c'è un piccolo dettaglio, non basta crederci, deve anche essere vero. Esistono dei modi reali per aumentare la velocità di lettura e si può arrivare a migliorare la velocità, oppure siamo costretti, inquadrati in quelle 200 parole al minuto fino alla fine dei nostri tempi? Beh, in realtà ci sono dei modi e devo dire che i lettori veramente esperti, secondo la scienza, possono arrivare a raddoppiare la loro velocità di lettura. Un 400 parole al minuto per un lettore esperto è assolutamente fattibile, più di così dalle 500 in poi si comincia appunto a declinare e diventa un po' skimming, insomma, quello che abbiamo detto in questo video, ma fino alle 400 parole al minuto ci si può arrivare, e i metodi sono diversi, purtroppo magari meno entusiasmanti di quello che potete pensare, ma ve ne faccio una carrellata. Per prima cosa, l'abitudine e la dimestichezza. Leggete tanto, leggete cose diverse, quindi grande varietà, e soprattutto mettetevi alla prova. Sorpresa sorpresa, chi legge di più legge anche più velocemente, ma guarda un po'. Vocabolario. Più parole conoscete, più sarà facile riconoscerle, più veloci sarete a leggerle e a capirle.
Variare la velocità di lettura. Quella del leggere sempre allo stesso ritmo è una cacchiata, vi porta fuori strada. Bisogna saper variare la velocità a seconda di quello che ci troviamo di fronte. Quando siamo di fronte a un paragrafo o un passaggio particolarmente complesso, difficile, pieno di informazioni, denso, allora dovremo rallentare. Quando invece siamo di fronte a un paragrafo semplice, discorsivo, che abbiamo già capito, possiamo accelerare e aumentare la velocità il più possibile. E quindi il pilota efficace non è quello che preme a tavoletta sempre e comunque, ma è quello che sa dosare il momento del rettilineo dove spingere di brutto e il momento della curva dove frenare e quanto frenare. Applicare metodi di lettura efficace e di lettura preliminare. Ne parleremo in altri video, ma nel frattempo potete andare a recuperare il mio ebook Leggere per sapere, naturalmente, che è gratuito, lo trovate da scaricare al link che vi metto qui sotto e che vi spiegherà tutti i meccanismi della lettura efficace focalizzata alla comprensione e al ricordo, quindi capire davvero bene, comprendere e ricordarsi per essere veramente veloci. Quindi la velocità vera non è quella di lettura, ma è quella di studio, di arrivare a sapere le cose, naturalmente. E quindi recuperate il mio manuale. Indicatore. Utilizzare una matita, una penna o addirittura il dito per tenere traccia sul testo di quello che stiamo leggendo aiuta perché vi permette di regolare più facilmente la velocità di lettura e vi permette anche di ridurre il numero di errori, quindi riducete il più possibile, insomma, le regressioni. Quindi l'indicatore vi tiene anche svegli ed è sempre un compagno ideale per chi vuole leggere in maniera rapida ed efficace. E infine, scegliere la giusta postura, la giusta posizione, il giusto luogo dove leggere, il silenzio, la luce, l'illuminazione e tutte queste belle cose che contribuiscono a mettervi nella condizione ideale di lettura, a tenervi in una posizione in cui tra l'altro il vostro campo visivo sia sfruttato al meglio, quindi la vostra fovea sia il più grande e più chiara possibile, e tutto questo contribuisce a migliorare naturalmente la vostra capacità di lettura. È chiaro che se siete tutti storti, collassati sulla sedia oppure state studiando stravaccati a letto, la vostra velocità di lettura si abbasserà drasticamente. Tutto qui? Deludente? Forse, ma perlomeno è vero. Fatemi sapere della vostra esperienza personale con la lettura veloce, se come me vi siete lasciati abbindolare, abbagliare da queste promesse roboanti, vi siete messi a spendere i vostri preziosi dollaroni e il vostro ancora più prezioso tempo dietro a metodi che poi si sono rivelati essere inefficaci. Io ho perso una quantità di tempo e anche di dignità a fare strani esercizi con gli occhi per poi non avere nessun beneficio che metà basta, e quindi aspetto di sentire la vostra esperienza personale. Nel frattempo vi lascio con una battuta del geniale Woody Allen che riguardo la lettura veloce diceva: ho fatto un corso di lettura veloce e ho letto Guerra e Pace. Parlava della Russia. Io sono Alessandro De Concini e questo è ADC 2.0. Vi parlo tutti i giorni di metodo di studio, apprendimento, cognizione sulla mia pagina Facebook Alessandro De Concini ADC, sul mio canale YouTube, su Instagram e poi tramite podcast in tutti i social possibili e immaginabili. Aspetto i vostri commenti qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo domani per un prossimo video. E nel frattempo leggete, ma leggete bene, non leggete di fretta. E tu, squalo volante, che cosa ne pensi della lettura veloce? Lo sospettavo.